ci minacceranno perché il modo con cui loro sono andati avanti a conquistare i comuni era minacciare sul lavoro la gente, fare le liste di proscrizione per dire non andare in quel posto e in quell'altro perché non vota la sinistra. Noi libereremo la regione, in questa regione, come ha detto Matteo Salvini, lavorerà chi è più bravo, non solo chi ha la tessera della CGIL o del PD in tasca. Prego, sindaco. Bisogna fare nomi e cognomi, altrimenti si fa solo demagogia. La signora faccia nomi e cognomi, dopodiché si beccherà le querele e le pene che merita. Non si può parlare così, seminando odio e rancore e senza parlare davvero delle cose. Il signore della Lega venga a vedere il centro storico di Bologna, sindaco, la realtà. Prima di dire che lei mi fa parlare e poi replichiamo. Io sono una persona che ha ascoltato, adesso parlo. Lei ha detto che qui si danno posti in base alle tessere. Mi porti le prove, altrimenti lei la querello, perché lei sta dicendo ma lei può minacciare chiunque. Lei mi ha detto che i centri storici sì. sono degradati, venga degradati Bologna, causa le vostre amministrazioni, glielo ripeto, che hanno da poco sconfitto la Borgonzoni qua a Bologna rieleggendo me. Il ma fatto sindaco, che voi abbiate preso però facciamolo finire e poi interviene. Scusi signora, il sindaco di Bologna, se parla bene, se no se ne va da questa trasmissione. Ho appena detto in studio di farla parlare, si prende con me. Si fa nelle piazze, è chiaro? No, forse non è chiaro. Benissimo. A lei che allora, ho appena detto in studio di tacere affinché lei parlasse, quindi non se la prenda con me che è molto scorretto, francamente. Sì, ma qui prego, l'audio, sindaco. L'audio arriva. No, capito, però allora faccia attenzione a quello che le arriva, perché avevo appena benissimo. Chiesto di fare silenzio. Prego.